Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Oggi abbiamo il mercato statunitense chiuso, quindi poca la volatilità per quello che riguarda gli altri mercati azionari. In questo momento abbiamo il FTSE MIB in leggero guadagno, siamo intorno ai 25.820 punti. La resistenza critica è comunque in area 26.000, quindi siamo al di sotto di quei livelli. C'è comunque qualche titolo che si muove in modo interessante. Iniziamo con Amplifon. Nelle ultime settimane non ci sono stati grossi spunti, però è facile notare che i prezzi si stanno muovendo all'interno di questo canale sostanzialmente laterale. Un canale di questo tipo di solito si dimostra essere un flag, ovvero sia una figura di continuazione. E in questo caso di continuazione del rialzo che era partito dal minimo del 13 ottobre, a sostenere questo rialzo c'è anche una bella figura rialzista, questo testa spalle. Ieri abbiamo fatto un video di approfondimento proprio sulla figura testa spalle, quindi vi suggerisco di andarla a vedere, magari metto il link in descrizione. Al superamento del lato alto di questa fase laterale, quindi del lato alto del flag, è possibile un segnale di forza che potrebbe anticipare il proseguimento della correzione del ribasso che si è visto dai massimi del mese di aprile dello scorso anno. Primo target intorno a 30 e 67, che è il gap del 16 di agosto. E resistenza successiva su questa forte area orizzontale intorno ai 32,70 euro. Solo la violazione della base del flag, quindi sotto 25,95, rischio invece di andare incontro a un destino diverso. Per quello che riguarda Banco BPM, abbiamo visto già venerdì una bella accelerazione rialzista. Confermata anche nella seduta di oggi, siamo a ridosso del massimo del 15 di febbraio dell'anno scorso a 3,76. Notate che quella candela era una candela di tipo shooting star, quindi un elemento molto rilevante in termini di resistenza. Non è scontato che questo ostacolo venga superato fin da subito, però se ciò dovesse accadere sarebbe un segnale di forza molto importante. Possiamo provare ad ipotizzare una lettura con le onde di Elliott di questa fase rialzista che era partita dai minimi di luglio dello scorso anno. Abbiamo visto un primo rialzo, una prima correzione. Se prendiamo l'ampiezza di questo primo movimento, la proiettiamo dal minimo, otteniamo un target potenziale della onda successiva che dovrebbe essere l'onda 3, vedete la proiezione del target è la 3,25, ipotizziamo che questa onda sia però terminata su questo massimo e a questo punto la fase rialzista alla quale stiamo assistendo dovrebbe essere l'onda 5. Il target di onda 5 era 3,65, la sua rottura vuol dire che molto probabilmente anche l'onda 5 sarà estesa rispetto all'onda 1 e che potrebbe arrivare fino ai 4 euro circa. Attenzione perché solo con la rottura confermata in chiusura di seduta del massimo della candela shooting star a 3,76 si aprirebbe la strada per i 4 euro. In caso contrario, vorrebbe dire che l'onda 5 sta effettivamente terminando su questi livelli e che ci sarebbe quindi il rischio di un ritorno verso la base dell'onda 4 precedente. Per quello che riguarda UniCredit, siamo anche qui in una situazione di forza, di rialzo. Anche in questo caso siamo vicini a una resistenza importante, il massimo dello scorso anno che era a 15,93. Rispetto a Banco BPM c'è ancora un po' più di strada da fare prima di arrivare su quei livelli. Siamo con i prezzi che si sono mossi all'interno di questo canale nel corso della fase rialzista, il lato alto del canale ci offre una resistenza intermedia qui a 14,95, quindi prima di poter sperare nel ritorno sui 16 euro servirà la rottura di 14,95. Senza il superamento di quei livelli ci sarebbe anche in questo caso, come per Banco BPM, il rischio di ritorno verso i minimi di dicembre. Per
Per quello che riguarda infine Saipem, abbiamo visto oggi una bella fase di crescita. Quando si guarda Saipem nel contesto di breve e medio termine, conviene sempre partire da questo minimo, visto che quello che c'era prima era un contesto di mercato diverso, dovuto anche al discorso dell'aumento di capitale. Qui abbiamo visto la rottura di questa resistenza a 1,15-1,16. La flessione successiva sembrerebbe essere un return move a toccare dall'alto quel livello di resistenza che adesso è divenuto supporto, e possiamo aspettarci, se il supporto di area 1,15 tiene, il proseguimento dell'uptrend con un target che si posiziona intorno a 1,48-1,49 euro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo come sempre, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like, se non l'avete fatto di iscrivervi al canale e selezionare la campanellina delle notifiche. E vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.